Bene, buonasera a tutti, rieccoci di nuovo con una nuova avventura. Oh, ha smesso di piovere, guarda, si è finito manco di dire. Rieccoci a voi con una nuova avventura dal meraviglioso mondo post-apocalittico di DayZ, in questo caso su Undead Woods. Quello che vediamo stasera è la prima parte di una lunga serie di video sulla campagna di Starry Sobor, la battaglia di Starry Sobor, che avrà... che cos'è? Che avrà eventi di vario tipo che sono concentrati su Starry Sobor. Quindi, per chi non avesse seguito le vicende ieri, riassumo brevissimamente. Una pattuglia della milizia ieri notte ha notato delle luci sospette a Starry Sobor durante un giro di pattuglia, ha notato delle pattuglie intorno e un movimento di soldati sospetto che normalmente non c'è nella città di Starry Sobor. A quel punto è stato dato l'allarme, la milizia ha atteso il giorno per andare sul posto a controllare la situazione e capire il da farsi. Siamo tre miliziani, Dmitri Eliaskevich, il... non mi ricordo il grado, McAllister cos'è di grado? Non si sa. Sergente McAllister, l'ufficiale Vadim Maliyev. Adesso siamo vicino Starry in questa posizione qui. Vi faccio vedere sulla mappa. Ok, diciamo che siamo qui. McAllister, sergente, purtroppo per questioni che non può più, è stato degradato. Ok. Oltre al sergente. Si parte da questa posizione più sicura perché oggi pomeriggio il primo tentativo della milizia di andare in zona è stato inchiodato alla Old Farm, la prima pattuglia. Bene, saliamo e andiamo. Quindi cerchiamo di capire che cosa è successo e di fare da scout. Il sergente degradato e Dmitri Eliaskevich, l'autista ufficiale della milizia di Cernarus, nonché consumatore di Shemlight, spiegheranno la tattica. Per prima cosa dobbiamo osservare, quindi direi di metterci a nord di Starry e vedere se... Sì. Bene, procediamo. Se riusciamo a vedere cosa stanno combinando. Con circospezione, brutto tempo come si può ben vedere. Iniziate a mettere uno sguardo sul crinale, nei campi, alla ricerca di eventuali pattuglie. Quella lì che vediamo in fondo è l'Old Farm. Qui vedo tutto tranquillo. Prelevato e inserito in azione. Ma cos'è Eder? Qui ci giocava un certo becchino, vero? Sì, ci giocava, ha giocato alcuni giorni. No, perché io l'ho visto giocare di là nel server, quello sì. Di Enea. Ma già ci giocava prima. Ok. Occhio qua, che ieri sera qua c'era una pattuglia. Aia, fuoco dalla nostra destra. Non ho visto da dov'è. Accelera. Cavolo, subito, non me ne sono manco accorto. Dalla nostra destra. Falla da nord. Là, non ho visto niente, ti rendi conto? Occhio anche qua, eventuali veicoli.
non era neanche un'arma leggerina quella. No. No. Vabbè, e nel caso molla il veicolo e si va anche a piedi volendo. Capisce qualcosa. Aia, spari, no, accelera. Arrivano da due fronti, ho sentito colpi da destra e da sinistra. Non riesco a vedere nulla. Non capisco la... Neanch'io. A sto punto vai dritto e... O scendiamo. Scendiamo qua o ci spostiamo ulteriormente. Io non riesco proprio a vedere dove stanno. Oh, pattuglia davanti a noi. Pattuglia davanti a noi, eccola là. È un Land Rover che sta girando. Proseguiamo? Sì, almeno imboscalo. Cioè, la pattuglia sta... Una pattuglia sta andando lì, ma abbiamo già preso due volte fuoco, quindi... Fuoco nemico, dico. Guarda, sta sfilando e va in strada. Probabilmente sta pattugliando tutto il perimetro. Qui non c'erano mai. Ma lì è Novi. Lì è Novi. È tra Stari e Novi. Vabbè, siamo un bersaglio bello visibile. In bosca le Alambi e andiamo a piedi. Quelli che arrivano sopra qui. Terminus. Ah, c'è un Ambi davanti a noi. Cazzo. Cazzo. Lo sentivo io il rumore. Piano, piano, non ti far vedere. Piano. Mi sa che ci ha visto. Vattene, va. Vattene. Sì, c'è un altro. E il Land Rover è tornato indietro. Ripiega nel bosco. Ripiega nel bosco. Tanto abbiamo un DMR. Ripiega nel bosco. Aia. Non c'erano mai state pattuglie così da queste parti. Deve essere una cosa grossa. Perfetto, anche più in su. Riparati dietro il bosco, scendiamo, mettiamo i fucili alla cerchina e cerchiamo di capire che cacchio sta succedendo. Via, riparatevi. Ok. Cambio arma. Pronti. Allora, cominciamo a guardare. Quindi abbiamo un Land Rover e un Ambi. Stanno controllando tutto il perimetro. Spari dalla nostra destra. Spari anche da dietro. Da dietro? A chi stanno sparando? Andiamo a vedere subito. Questo è il controllo. Spari, mettete i binocoli. È da qua dietro. Andiamo a vedere, Chi è quello? Ah, c'è un ghillie che è in campo aperto che viene da... No, più di uno ce n'è. Venite dove sto io, sono più in su, lungo la cresta. C'è un ghillie e un altro ghillie che vengono qua. Aia. Preso il primo. Sono militari, hanno un M4 questi. Occhio, che è il secondo. Lo vedete il secondo? Andato. Ok, controllate bene che... Ah no, uno è ancora in piedi. Preso. Quindi sono due ghilli e avevano armi militari. Abbiamo due pattuglie. Ah! C'è la pattuglia in Ambi in fondo. Gli foriamo una ruota, che facciamo? Che suggerite? Non la vedo. Sì. Sono vedete? Fermati. Si sono fermati? Se escono. Ah, eccolo. L'occhiata col binocolo. Sì. Vediamo che fanno. Vediamo che fanno, dove vanno.
La vedo piena la macchina, c'è anche gente nel sedile posteriore. Secondo me dobbiamo togliercelo così. Se vuoi gli foriamo le ruote, scendono, rimangono in... Appena si fermano, sforiamo. Ok, dai, foriamogli le ruote. Se si fermano, ora sta accelerando, eh. User in your channel timed out. Over. Non si fermano. Ah, ora sfila. Forse tornano se stanno pattugliando. Poi c'è anche il Land Rover dall'altro lato. Ah, in campo aperto. Coordinate 240. Ci sono ben due banditi, un ghillie e un normale. Li vedo, eppure questi sono militari. Non mi piace per nulla sta situazione. Sta tornando l'autoblindo e arriva un elicottero. Appena si fermano facciamo fuori questi. Sì, vai, si è fermato. È blindato. Ok, ne ho presa una. Abbiamo fatto le ruote. Preso un altro. Preso. Preso. Controllate. L'elicottero ce l'ha con noi, eh. E quelli in campo aperto? Ah, eccoli. Stanno scappando quelli in campo aperto. Li becchiamo. Occhio, bisogna togliergli le zombie. E, e l'elicottero. No. Vai, uno l'ho preso. Però deve avere il giubbotto antiproiettile questo. Ma bisogna ma togliere anche, l'elicottero. Il ghillie è scappato, l'altro sta lì sotto fuoco. L'altro sta strisciando. Sì. Via. Zombie. Due elicotteri? Occhio. E gli zombie qua. Due elicotteri lì. L'altro. Oh. Grazie. Grazie. Eccolo. Ora bisogna fare anche l'elicottero. Guarda. Ce n'è due elicotteri. Ma deve essere una cosa grossa se hanno richiamato tutti gli elicotteri. Sì. Cambio arma. Ci servono rinforzi. Io ho perso metà. Se qualcuno dal quartier generale della milizia in ascolto vuole venire a darci una mano. Servono rinforzi. Arrivo. Sì. Abbiamo sottovalutato leggermente la cosa. Sì, leggermente. Eccolo. Riesco a tirargli troppi pochi. Andiamo a spostarci. Guardalo. Guardalo che giro sta facendo. Eccolo.
Preso. Preso. Occhio che si sta avvisando. Guarda. Guardalo. Vuole atterrare, mi sa. A terra. Niente, a terra ce l'ha fatta. Occhio. Occhio a quelli che scendono. Occhio, ragazzi. Aia. Preso. Hanno ferito. Ragazzi, io venite i colpi. Vieni a prenderli da me. Questi mi sembra che siano tutti morti. In campo aperto mi sembra morto. Dove sei? Io sono leggermente avanti, guarda, sono là, vi sto vedendo da qua, sono davanti all'elicottero. Questo si vedrebbe finito. Facciamo il prossimo. Questi sono tutti morti. Oh, arriva. Dai. Eccolo. No. No, da qua o gira oppure di linea di tiro, qua non ce l'abbiamo. Hai dentro lo zaino? Rimetto dentro lo zaino, che ti serve gli Stannag? No, no, DMR. DMR, sì. DMR in macchina. Do qualcosa. No, ti do qualcosa. Ce n'è uno nello zaino, prendilo. Torna. Torna. Veloci, eh? Questo torna, eh? Veloci. Ok. Eccolo. Ah, non siamo in una buona posizione per prendere questo. O ci si ficca nel bosco. Qui bisogna... Quando sfila cerco di prenderlo quando esce dal bosco. Banditi in campo aperto sulla collina. Collina di Stari? Collina 240. Ok. DMR. Ambi sono tutti morti? Ambi morti, elicottero morto. Però c'era il ghillie e il bandito che sono rimasti vivi e sono scappati verso la città. Ora sfila, eh? Guarda come sfila. Perfetto. Vieni, bello, vieni, vieni. Dov'è che siete? Stari Sobor. Stari. Guarda come gira. Posso prendere una macchina a caso? La voglia. E caricala di roba, armi e munizioni. Ditemi cosa vi serve, ho appena entro. Ho scaricato aggiornamenti. Eccolo, guarda dritto per dritto. No, ma c'era un colpo solo in quel DMR. Ah sì. Caricatore vuoto. E te ne devo dare altri allora. No, no, ce l'ho nell'ambe. Dai. Occhio, che questo sta sparando, c'ha ancora proiettili nell'M240, Portane. Aspetta, arrivo prima. Che vuoi? DMR. Servono proiettili per l'M24. Io controllerei anche a 2.40 qua. Ce n'erano due, uno l'ho preso. Sono quelli di prima comunque, perché sono saliti sopra e poi dove sono sei? Giù. Io sono qua, eh. Sei tu questo? No, devi andare all'ambi laggiù. Occhio. Occhio. Dove sei, Pietro? All'ambi. Aia. Tombi. Dove sei, Pietro? Questo con l'ascia. Prendere quel cacchio di pilota. Eccolo, eccolo dritto per dritto, ok, ora dovrebbe andare, speriamo in bene. Sparai. Niente, porca miseria, proprio ora deve andare.
via proiettili. Finito il DMR. Metto l'altro. Sta secco, eh. Fermo. Fermo. Un attimo, ci sono gli zombie. Vabbè, sì. Voglio levarli di me. Fuori il primo. Andiamo al secondo. Ce ne attiriamo uno. Lo so, però. Vai, vai, levate gli zombie. Me ne basta uno, me ne basta uno a me. Te ne basta uno? Sì, sì. Teneteli, voi, okay. te che c'è l'M14, tienitelo, tanto io ho un po' di stunag e ora cerchiamo di tirare giù questo. E di colpi ne ha presi vera. Eccolo. Vai, ora sfila. Sa che ha finito i colpi. Sa che ha finito i colpi pure lui. Non ci ha sparato. Ora gira e ci viene dritto per dritto. Guarda. Sì. Ma cos'è che vi serve? E un po' di roba di DMR se c'è. Oh cazzo, avevo messo. Al diavolo. Un po' di stunag, colpi del DMR, un M240. Qualche. Eccolo, va giù. Vai. Questi esplode, si salvano. Va giù. Si salvano tutti questi. Sono paracadutati, Si salvano tutti questi, eh. Occhio. Sì, sono quattro almeno. Se mi mettete un DMR nello zaino, li tiro giù. Copritevi bene perché questo. Lo metto io, sì sì. Occhio, dietro gli alberi, che questi sono quelli cattivi, eh. Non c'è movimento. Messo, vado, cambio arma. E ora? Ah, ok. State giù, eh. Eccoli. Eccoli là. Stanno scappando. Preso il primo. Presa la seconda, ma c'è un botto antiproiettile. Preso un altro. Preso la tizia. Quella c'è proprio giù con tanti proiettili, eh? Eccola, ora è andata giù. Tre colpi, oh. Ne ho tre nel mirino, tutti stessi. Uno si sta rialzando. Pure questo c'ha. Ho tanti proiettili. Ah, avete bisogno dell'M240 o dei colpi? Di tutte e due. Un altro in movimento. Click, finiti. A secco. Lotback vi servono. No, quelli ce l'abbiamo. Sentite, ne è rimasto uno. Sto facendo upload. Se mi ficcate un altro caricatore ci provo. Sì. Sì, che tanto pure io. Metti che si sta bendando questo qua. Ok. Vai. Eccolo, si è bendato e scappa verso Stari. Prendo. Levate gli zombie qua. No. Preso. Aia. Sono anche normali o silenziati? Normali. Quanti? 8 vanno bene? Sì, sì. Sappiamo cosa stiamo affrontando, però speriamo che vadano bene 8. Ah, sono caduto, clessidra. Riprendo, Serve epinefrina. Non serve. No. Riprovo con quello se non è scappato. Da che parte è andato? Stari. Killer.
Ovviamente si è curato e se ne sarà andato in città. Questo ci è scappato. Vado a controllare collino 240. Aia, è in campo aperto, da sinistra, dietro il rottame dell'elicottero. Uno in corso. Questo. Sbagliato. Non lo prenderemo mai questo. Adesso. A terra. Non è a terra, sta... No. Ora è a terra, sì. Adesso stava strisciando e basta. Non credo che sia stato preso, eh. Quest'ora si rialza. Poi non so... Per ora... Vi serve altro? No, no, per ora questo. Armati pesanti. Ne sarà bisogno. Ok, 5 caricatori di 2 M40 e 8 di convenzionali, 11 di MR. Armati pesante te è perfetto. Se ti porti anche un M14, portati anche un M14 per te, perché non penso che questa sarà una missione silenziosa. M14 cosa è sempre di MR? Sì, sì. Però ce n'è pochi allora. Facciamo un po' con quello che abbiamo. È morto quello. Questo che abbiamo preso è morto. A posto. Sto guardando. Io sono quasi a secco. In posizione avanzata. Ok, e vi, vi ricordo che c'è ancora un. C'era ancora una pattuglia. In Land Rover al lato sinistro, che non sappiamo che fine ha fatto. Fatemi fare il cerchio dei cadaveri. Io butto un'occhiatina nel versante dove era il Land Rover. Qualcuno ha acceso l'auto? No. Vado a controllare. Io sto controllando la zona del Land Rover. Io quella dell'elicottero caduto. Ok. Land Rover, quella dell'Ambre. Land Rover non c'è. Iniziamo a vedere anche se troviamo roba a terra recuperabile. Qui è vuoto, va a capire dove ha girato ora. Cioè l'Ambre è esploso. Non il nostro, ovviamente. No, no. E nulla, qui il Land Rover non c'è. Cambio arma. Basta, io ho pochi caricatori. Avrò pochi colpi, neanche 5 per il DMR e 3 caricatori di M4. Quindi iniziamo a risparmiare proiettili finché non abbiamo rinforzi, perché... Spari, perché? Sento un veicolo, c'è un veicolo. C'è un veicolo, sarà il Land Rover, immagino. Viene dalla collina 240. 240 sempre? Allora ci deve essere altre truppe dentro. La radio aveva ragione. Poi l'Ambi. No, l'Ambi è ancora acceso. Due banditi in arrivo. Due banditi in arrivo, collina 270, in campo aperto, davanti a voi. Li vedo. Ok. Aia, osso. Mac. Arrivo, Tento di darvi un minimo di copertura, ma... Sono usciti gli zombie. Aspettate, gli zombie ve li levo. Sono in campo aperto ancora quelli, Li vedo. Dove sono? Mi rischio, 270 in collina. Eccoli, li vedo. Ci provo. Pregate, non ho tanti colpi. Preso il primo in testa, il secondo striscia. Non credo di prenderlo. Click, preto. Finito, l'hai preso te. Niente. Sento un veicolo. Allarme.
Ecco perché c'era ancora il Oda vivo dentro l'Ambi. Ah, ok. È stato un fuoco d'inferno. C'è roba che possiamo usare? Sto vedendo. Però nessun DMR purtroppo. Vabbè, e a me qualunque cosa fa brodo in questo momento. Ah sì sì, c'è un G36. Binocolo, flashlight militare. Sì. Backpack. Questi sono tutti militari. Tutti, tutti. Oh, oh, occhio. Che c'è? Ma si è rialzato qui, quello? Sì, non qui, nell'altro. Preso. Ah, eccolo. Preso. Questi sono tutti militari, non è normale che ci sia una tale concentrazione di militari tutti quanti a stare sobor. Cioè, aveva ragione la radio a dire che bisognava controllare. Aspettate Bloodbag a sto punto. Chi c'è vicino a me? Ah, ok. Ti copro. Chi è che sta andando su in collina, Pietro? Io. Okay. Ok, Pietro, ti copro io. Andiamo e andiamo. Cerchiamo di capire che cavolo sta succedendo in città a questo punto, perché sono venuti dalla città questi e alcuni sono tornati in città come se fosse luogo sicuro per loro. No, Blobbeg, un secondo, coprire, coprire. Non si ingaggiano neanche se sono troppi, ma ci facciamo un'idea. Andiamo verso sto boschetto, in posto alto, almeno c'è copertura. Vai, tutto a posto. Pulito. Salire. Sono nel boschetto. Qui è tutto tranquillo, salite pure. Vediamo di capire che cavolo. Io direi di approcciarci sul boschetto, quello sopra sta risolvo. Sì. Ed è libero. Andate, andate. Oh, spari, spari, spari. Possiamo vedere bene. Spari dalla città. Abbiamo una buona visuale. Dai, guardate. Vedete se ci capite qualcosa. Spari, io sento spari qua. E pure tanti. Comincio a guardare, okay, qua non vedo niente. Spari pesanti. Vicino. Copritemi che do un'occhiata col binocolo. Aspetta, dove stai? Banditi dall'altra parte della città. Dall'altra parte? Sud. Okay. 190. Sì, è vero. Sud 190. Quindi c'è una pattuglia lassù in cima. A 190 che sfila. La vedo. E spari vicino alla chiesa. Oh, questa era vicino. Spari vicino alla chiesa. Spari. Altri spari. Siamoci.
spari sono da destra, spostiamoci un po' a sinistra lungo il costone. Qui c'è un serbatoio dell'acqua bello pesante. Ah, io vedo movimento e anche parecchio in città, zona dove c'erano le luci ieri. Zona stalla. Siamo di capire. Ho messo delle tende. Io vedo delle strutture e c'è gente lì. Qui hanno messo un campo base. Vedo una tenda medica, tende militari, tende piccole. E ne conto due ghilli che vanno in pattuglia verso est. C'è un bel assembramento di truppe. Questi staranno sparando agli zombie. Tenda militare. C'è una bandiera issata sulla fattoria, sul pennone della fattoria. Tra l'altro. Sembrerebbe un vero e proprio, diciamo, un quartier generale, comunque un distaccamento, un insediamento. Sì. E sembrerebbe. Avete notato una cosa molto strana, tra l'altro? Banditi davanti a noi dall'altra parte. Andiamo. Filano verso destra. Avete notato che in tutta la città non c'è uno zombie? Nella zona. Sì. Hanno ripulito tutto? Io non vorrei che questi se la vogliano conquistare. È tutto pulito, è la prima volta che vedo una città come questa senza zombie. No, che poi Starisopor notoriamente era infestata. Tra l'altro. Ah, banditi davanti a noi le prime case. Questa grigia, sì. Prima della rossa, sfilato da destra. Sì, sto arrivando da sud-ovest. Dove siete voi? Noi siamo nella parte nord in collina, forse la parte nord è la più sicura per parcheggiare perché abbiamo tirato giù due elicotteri e un ambi. Il problema è che c'è ancora un Land Rover che pattuglia, c'è nebbia e piove. 061 073, sì. Su quella stradina. Sì, ho capito. Tempo da lupi. Vabbè, a questo punto dobbiamo capire com'è sta situazione. Brutto tempo, ci vedranno meno. Questi hanno, per ora la situazione c'erano. Tutti e due gli elicotteri dislocati qui e non l'hanno lasciati sul territorio. Ci hanno sparato subito come se stessero respingendo il nostro attacco, mentre di solito a volte sfilano e si recano altrove. Non ci sono zombie in città, si direbbe che la stanno ripulendo e c'è un avamposto laggiù in fondo. Mettono stun. In più sono tutti militari. Come situazione non è delle migliori. Hanno fortificato pure l'area quella lì dell'avamposto, hanno messo. Vediamo. Hanno messo i blocchi di cemento e l'hanno praticamente stanno iniziando a recintarla. Questo è un bel problema. La fattoria parlo. È un bel problema se dei banditi si prendono Starisobor, eh? Per dove è piazzata, no, praticamente. La stradina io. Salendo dalla stradina. Sì, la stradina da dove? Da lì che mi ha detto Pietro. Ah, ok. Fermo. E sei? Sì, vi vedo, però. No, fategli imboscare la macchina. Aprite, magari la mette qua. Io sento ancora quello che. Sì, vieni. Aia, zombie.
comunque quello che sta sparando tutto sto tempo, ora lo becchiamo perché è sicuro che sta finendo di pulire quella parte di città. Questi si sono ripuliti dagli zombie la parte a est. E ora sono passati a ovest. Posti, porti. Oh, questo sparano qua. No, sono io, sono io. Ok, se volete tutto qua dentro. Ok, eh. Quello che mi avete chiesto. Ora mi carico di DMR. La prima cosa dobbiamo stirare questo qui che sta continuando a sparare come un dannato. Capire. Un po' di DMR, prendeteli anche voi. Tannag. Ah, colpi, questo forse arriva qua, eh. Stanno sparando a noi, eh. Sì, sì, sì. Spostatevi. Certo, ma da destra stanno sparando. Sì, sì, sì. È da lì che veniva. Arriva il rosso lì alla... Ce n'era già una. La cosa qui. Sono qui a destra della macchina, praticamente, stanno sparando. Sì. Vediamo se riesco a prendere un po' di mira da qua. Eccoli. È una cappa. Sì. Sono tutti militari questi. Non c'è un predone normale. Ah, cazzo. Questi stanno. Quello là, lo vedo. Stanno salendo qui. Sì. No, non lo vedo. Quello là. Aia, questo è vicino. Due lì sotto la collinetta. Avanti a voi. Quanti? Preso. Lì. C'è un altro. Eccolo fuori. Morto. Era quello M240, quello lì. Porca miseria. Allora avranno visto la macchina che... uno sta ancora strisciando. Preso. E ancora sparano questi. Guardate quello in fondo al palo della luce. Palo della luce. Guardate. Dietro il palo della luce sta... Sì, è una che sta salendo. È morta. Ma questi sono tutti militari, c'hanno tutti lo zaino. Oh, si è rialzato, raga. Si è alzata? Chi? La vedo. Quello lì, accanto. A destra, io non vedo. Zombie. Aspetta, sono dietro io. Si è rialzata giù. Arrivo. Fatta. Vado giù le rocce lì, eh. Ah, questo è morto preciso qua, eh. Ok. Grazie alla temperatura che è crollata vertiginosamente. Dobbiamo qua. Di zombie che vengono. G36. Sento ancora colpi io. Sì. Sono io che ho sparato di zona. Ah, sei tu. Niente di piove, eh. Ecco, arrivare lì. Ho preso un colpo? Me ne sono manco accorto di silenziato. Spiego da dietro la collina, dove abbiamo fatto atterrare l'elicottero. Oh, ragazzi, ci stanno sparando con una silenziata da qualche parte. Ho preso 3 o 4 colpi da silenziata. Devo non andare sulle rocce perché si bugga il cielo. Per forza.
toccherebbe andare ad indagare. Cercare di avvicinarci all'insediamento. Decisamente sì. Ricordatevi che c'erano due inghilli che hanno sfilato. Oh, zombie in arrivo. Arma pesante su di questo. Oh, ci sparano. Sono io. M240. Ah, sì, è quello che ho ucciso io lì. Qualcuno che ha bisogno di antibiotici. Sì, no. Chi ha... scusate, ma... Insediamento al momento si direbbe vuoto, ma prima ce n'erano due che ah, eccoli, li vedo. I due di prima inghilli hanno fatto il giro dalla sinistra del capannone e stanno facendo... oh cacchio, quanti zombie. Hanno fatto il giro del capannone e lo stanno presidiando tutto sostanzialmente, quindi ora torneranno indietro. Aia, gamba. Ha rotto le gambe. Ora mangiano. Qui prima andà giù. Bene. Già. No, merda, non volevo che tirare altro. Ora ci vedono proprio bene. Qualcuno ha un antibiotico? Sì, io. Zaino mio. Chi è questo che sta a fare sto fuoco di... zaino mio. Dai che cerco di capire chi è questo che spara. Ok. Non c'è niente. Dovrebbero essere di là della strada. Sì. Comunque era lontano. Comunque al capannone ci sono due ghilli che fanno la ronda. Passano dietro, dalla parte est e tornano indietro nell'accampamento. Questo dovrebbe essere dall'altra parte della strada perché non si vede proprio qua. Si vuole andare. Ma lì che vanno mica delle idee, delle bende. Ci ho guardato. Niente, ma questi sono. Questi sono lontani, sentite. Questo che spara ora è veramente lontano. Andiamo a uccidere i due ghilli che stanno di ronda al capannone e capiamo che cavolo è quell'insediamento. Tanto... c'è un antibiotico. Tanto l'ordine era di capire che cosa stava succedendo e poi ritornare, quindi... no. E che spara? Cioè, deve essere qualcuno... bisogno della morfina, così ce n'ha una. Ah, questo è proprio lontano. Si direbbe quasi che stia sparando alla Wolf Farm. Elder. Sì? Bisogno della morfina. No, no, sto a posto. No, perché quell'altro, quel bandito lì ce n'aveva una. Sì, ce l'ho dietro. Sperando che non mi rimangino le gambe. Questo è all'All Farm. Uno è sicuramente all'All Farm che sta sparando. Abbiamo un antibiotico? Sì, sì. Zaino mio. Dove? Zaino mio. Chi ha bisogno se lo prende. Ora andiamo a uccidere i due ghilli che fanno la ronda. Eccoli! Ah, scappato, sono in due. Se ci avviciniamo alla fabbrica? Mi sono scappati, tutti e due mi sono scappati. Campo aperto, la vedo vuota. Eccoli che rispugano davanti alle tende, alla fine delle tende. Uno e
2. Stammi dietro, ragazzi, attenti. Ne 2 perché li hai visti o perché gli hai sparato? Ah, perché l'ho visto. Ah, ok, allora vado a vedere. Ci sono gli zombie. Da qui becco solo... Oh, ce ne sono altri 2 in campo aperto, lato est. Ma proprio in campo aperto, aperto. Sono gli stessi, lo escluderei. Se li avete visti ora alle tende, cioè... questi stanno coprendo tutta l'aria. Da. Oh, uno è qui sotto, aia! Dove? Aia! Ah, quello lì. Questo allora... Dietro, c'è anche aia, un zombie. Questo... Non lo vedo. Tutto al masso. Sono 2. Ok, chi mi spara? Preso, sono 2, ci sono 2 banditi sotto al masso, uno l'ho preso io. Ho visto. Senti, accanto al masso ce n'è uno. Senti, sopra dove c'è la. Dove c'è la casa? Dove c'è quel. Okay. Sa che l'ho preso. Solo che ora c'ho 200 zombie dietro. Ne ho presi 2, ma non penso siano. Non penso siano morti, eh. Io ho mezza vita, purtroppo. Questo è morto. Beh, diciamo che sono gravemente ferito. Ora ti ripariamo. Ah, sei in. Cazzo, c'è un altro qui. Auto combat. Morto. Vai. Nelle missioni non si muore mai. Sì, ma hai bisogno di. Cioè, sei. Ha bisogno di un defibrillatore, o... guarda. Questo è morto. No, proprio. Va defibrillato adesso. Che è sulla spiaggia. Allora adesso vengo portato sulla spiaggia, mi defibrillano e ritorno bello arzillo. Oppure siamo così bravi da farti il massaggio cardiaco direttamente sul posto. Esatto. Vediamo, perché in teoria per fare queste cose ci voleva la CMC, ma visto che la CMC è assente, ti dovrai fidare accotetati delle lezioni che ho preso io di defibrillazione da loro. Cioè, e quindi non ho capito io niente. Io ho il DLSD, però non so se... Aspetta la luce. Ah! Ok, un attimo, perché qui è il seppo di zombie. Un attimo. Io penso che cambi di portare dietro, così almeno fai. Sì, portateli dietro, che ora li stiriamo. Ma quanto arriva fino sotto il masso questi? Ma guarda che ce n'è tantini, questi stanno. Ora ti levo gli zombie. Ti levo gli zombie. Troppo tempo, fermino un po'. Aia, Dio Cristo, come cazzo fai a teletrasportarti così? Dove testa di minchia. Oh, cazzo, quanti sono. Spostati. Sì. Aspetta, prova a vedere se con una fumogena si danno una calmata questi. Che mostro. Quanti. Vedi che spari. Sì. Sai che più spariamo più ne... ho capito, però qua purtroppo... Sono troppi, gli ho tirato anche una fumocina e continuano ad arrivare, attaccano la sepsi, fanno un macello, qua se no gli loro 2 non li evacuiamo. Cappiamo un pochino in campo... Cappiamo un po' in campo aperto, leviamoli. Ma anche Pietro è tramortito. Sì. Unconscious. Confidate nelle nostre abilità di combat medic, che non lo siamo, però... Confidiamo negli insegnamenti della CMC. Sì, loro mi hanno detto, se c'è una vena, perforala, poi vediamo un pochino che cosa succede.
Aia, dove cazzo è spucatolo qui? È venuto da dietro, ha fatto il giro. Ok, troviamo i corpi per defibrillare, vediamo. Quelli sotto sono lì al masso. Al masso. Sì. E c'era uno zombie proprio dietro a loro e un bandito subito lì. E poi un altro subito sotto. Sento pure il rumore di... Eccoli sì. Qua. Eccoli qua. Vedi, questo qui è quello che li ha uccisi. Che l'ho ucciso io dopo. Poi ce n'era un altro lì sotto. Coraggio, coraggio, defibrilliamo. Ecco. No, io sono questo. Forza. Lati per Benino. Non seguite la luce. Io fino a un secondo fa stavo usando un DMR. Ovviamente ho rinunciato. Bene. Un attimo solo che litigando con i miei capelli. Eccolo là, guardalo. Coglione. Dove? Dall'altra parte della strada, vero? Dove c'è dietro la casa gialla, dove c'è il gabbiottino di metallo. Dall'altra parte della strada. Arrivo. Vedi che gradi. È 2 2.35 casa gabbiotto di metallo. Eccolo là, guarda, ora è la casa rossa e verde. Lo vedi? Ma che cazzo sta sparando, signor? Preso, è andato giù, non so se è morto. È andato giù. Sì, però non so se è morto. Spariamo qualche colpo, ma... è morto. Ma bisogna andare a indagare da quest'altro lato. Andiamo. Eccoli, di nuovo sfilano indietro al capannone. Sono i soliti due, Ghilli 1 e Ghilli 2. Chi è che spara? C'è sto zombie di merda che non muore. Palle. Mo ne arrivano di nuovo su. Sì, spostiamoci. Levatevi di lì. Io vedo di tirare giù questi due. Perché è veramente un casino. Ovviamente non si vede nulla. Ma chi spara col silenziato? Io. Di nuovo il tizio là dietro la casa. È
verde. Ce l'ha ancora vivo. Io sono al gabbiottino davanti alla fattoria. Io ti sto raggiungendo. Eccoli. Eccoli lì. Stanno ripulendo la zona delle tende. Uno l'ho preso. E si è rialzato. Ora mi porto via un po' di zombie. Vedo. Ce n'è quindi due lì. Uno è ferito e si sta bendando. Uno. Stanno dietro le tende. No, ce n'era uno in mezzo. Dai, mi porto via un po' di zombie. Comunque erano due e facevano la ronda, ora stavano nella zona tende. Uno era un po' più spostato verso il capannone. Ho un segnale vicino, aiuto. M'hanno mangiato. Colpi non ne ho presi, ma c'è un bandito sulla collina a 2.40. È sdraiato dietro la casa verde e rossa. Sto sparando ora. A 2 della collina. È una rialzata. Oh, via. Stateci. Eccoci. Cerchiamo di capire da dove. Questo è un cinghiale. Saranno da sotto, da sopra non ne vedo. Io sono a nord. Qui è vuoto. Io sono al casottino. Qui è vuoto. Al casottino a fianco la... Eccolo! Occhio, Mike! C'è un ghillie nelle fratte. Nelle fratte? Dov'è? Ah, vedo tutti gli zombie arrivare. Eccolo! Eccolo! Questi siete voi. Ok, quindi le fratte saranno da quest'altro lato, se non ho capito male. Sì, adesso sì, è nascosto lì da qualche parte. Mo' faccio, cerco di fare quello che posso con... Oh, mi si stanno mangiando. No, io devo comunque... Ti levo gli zombie, eh? Andare via da questa situazione. Aia, aia. Stanno ritornando i banditi qui, il prato sotto alla roccia. Faccio un po' di casino e vi levo gli zombie. Ah, basta. È sufficiente, direi. Tutti ve li ho levati. Ora tra poco saranno un problema mio. Via. Zombie levati. Lo so. Tempo di riattivare l'elicottero milizia.
Intanto qua vi ho levato tutti gli zombie. Ce ne avrò una marea dietro. Che stanno. No, basta qua, devo scappare. Perché no. Fare subito. Che malissimo. I zombie tolti. Dove siete? E Pietro tornerà come con l'elicottero della milizia, come rinforzo. E io sto imparando voi, vero? No, io sto a nord, mi ho levato gli zombie, mi sono fatti inseguire, li ho dispersi qua sopra. Non c'è qualcuno qua vicino. Io sono nel casottino. Qua sotto. Alla macchina, ma c'è un po' di banditi qui comunque. Questi li levo tutti ora. Intanto dobbiamo arrivare fino a capire che cavolo c'è in quell'insediamento, quindi prima ucciderli tutti alla fine. Vieni zombetto, vieni, vieni. Ragazzi, c'è un sacco sangue. Fine Bloodbag. Non so. Fine Bloodbag. Ora andiamo giù la vacca. Mette male. Campo là ci sarà una Bloodbag. Cazzo, c'è un ghilli, porca puttana. Land Rover. Da che parte? Aia. E guarda dove cavolo uscite. Cazzo. Dicevo, al campo medico ci sarà una Bloodbag. Speriamo. Se no, chi sta scendendo giù? Io. Se no buttiamo giù una vacca, come dici te, e si mangia. Io l'ho finito. Io pure. Io ce n'ho. No. Nord-est 50 Land Rover. Io ce n'ho. Speriamo che sfili. Il ghilli ultimo è quello che sta sparando come il demonio in questo momento. Sì, a me. Si è fermato su 720. Vabbè, te butto un occhio al Land Rover. Io cerco di togliere questo che sta sparando a lui. Io sono dentro la fattoria. La fattoria sarebbe il capannone industriale, quello grosso? Beh sì, la fattoria lunga, il granaio. Granaio. Ho preso i ghilli, però mi... Cioè, la stalla questa sarebbe. Arrivano gli zombie, eh? Io provo a guadagnarmi il capannone grosso, se avete steso ghilli. Non ne vedo. Sì, ma non mi sa che non è morto. Vabbè, intanto che si cura. Faccio una corsa. O la va o la spacca. Se ce ne sono, altri sono morti.
naturalmente, se no se li abbiamo contati bene riesco a entrare. Possiamo provare a uscire dall'altra parte del capannone. Stando nel campo medico io. E dove sto andando? Dato due colpi in testa a Ghilli, però senza più. A me che aia. Mi sono guadagnato il capannone. Sì, tra me che qua è pieno di zombie. Ok, scappare. Voi potete anche ripiegare un secondino, tanto da qua riesco a capire che cavolo hanno combinato. Salgo al piano di sopra. Io da qui vedo molte tende mediche, quartier generale, anche con delle, diciamo, delle, ci sono degli scatoloni medici dentro le tende. Faccio qualche foto per il quartier generale nostro. Sono al piano superiore del capannone. Tende da accampamento normale. Da qua posso vedere tutto. Zona sud. Un camion generatore. Una tenda militare grossa. Facciamo un po' di foto per il campo base. Lato su, lato est è completamente pulito. Qui non vedo proprio pattuglie, non vedo niente. Quindi direzione Novi. Davanti non vedo niente. Niente. Okay. Faccio foto per il quartier generale. Bag. Qui ci sono. Sei nel capannone rosso, sei te, vero? Sì. No. Sono io. Io sono nella tenda. Entrando. Sto cercando di entrare perché sento sangue. Proprio zero. Pure la qui, febbre. Tenda medica ci sono. Ma il problema è che è pieno di zombie e non riesco a fare un cazzo. Prendiamole noi e le portiamo al capannone. Ok, prendile tu quelle rimaste. Io ho fatto le foto richieste dal quartier generale. Sono a terra, ma fanculo. Dov'è in che qual è la posizione? Sotto a te. Te sono. Ah! Sotto di me, quindi non sei quella la tenda medica, lì ce n'è un altro. No, sono io. Ma chi è che mi sta sparando? C'è qualcuno che spara, infatti ora scendo e cerco di prendere lui. Io mi metto al coperto. Tutto di me. Qua c'è qualcuno che sta sparando. Niente, direttamente. Morto. Ah, eccolo là. Morto. Sì, va appena. Sei morto? Qui c'è. Sei svenuto del video. Sì, questo. Tanto ho trovato il corpo. Applicheremo. Ma qui c'è qualcuno che sparava al capannone. Sì. Ora levo di mezzo sti zombie. Mi confermate dove siete voi? Io sono dentro la fattoria. Sì. Pietro? E io anche. Ok. Allora, evacuiamo il ferito ora. Abbiamo capito qual è la situazione. Faremo rapporto. Non vedo altri. Qui ce ne sarà rimasto uno che ci sopponeva a fuoco, ma... Faccio un po' di casino per toglierveli, Qui ci sono. Sì. Ok, levo questi zombie e cerco di defibrillare il ferito. Intanto li levo sti qua, sennò è inutile. Perché appena arriva, metto in piedi, ce n'è un sacco. Rispara sotto. Ok, ve li ho tolti quasi tutti, immagino. Ecco, andiamo al capannone rosso. Sì. Ok. Si raggruppa tutti qua, voi tenete a bada zombie e banditi, io defibrillo lui. E poi vediamo di evacuare, perché tanto più o meno abbiamo capito, hanno fatto un avamposto e lo stavano anche ben sorvegliando. Ok.
situazione a sud è piuttosto, cioè a sud, a est, è piuttosto pulita qua, a parte il Land Rover. Sì. Non ho visto movimento. Verso Novi è pulito. Sì, è pulito verso Novi, questi sto portando più... fino a Novi è tutto pulito. Questi non vedo più neanche il Land Rover. Chiaramente si aspettavano un attacco da nord dalla collina ed era quella più presidiata. Ora, se non ci sono banditi, vado a vedere di nuovo sopra il capannone. Se non ci sono banditi, si fa una corsetta fino alle macchine. Evacuiamo. Poi c'era qualcuno che tirava al capannone, eh? Sì. Sarebbe tranquilla, se anche c'era mi sa che gli ultimi se la sono data a gambe. Poi bisognerà vedere che combinano dopo che hanno questo attacco, perché se hanno messo un campo base vuol dire che non sono un gruppetto popolato. Quando siete pronti si va, eh? Ok. Crollo un attimo da qua sopra per vedere se vedo il Land Rover. Ma non mi pare. Fatemi scendere. Ok. Quando volete. Ora. Tutti alla macchina. Prima la Watts e poi andiamo a prendere l'Ambi. Eccoci. Occhio che c'è sempre quello che sparava con l'AK, eh? Sì. Non so dove. Ma qui è tutto tranquillo, ci conforta il fatto che ancora non hanno ripulito la zona delle tende dagli zombie, quindi non è detto che si siano riusciti ad armare più di tanto. Il problema è che erano... No, mi sembra come una cosa in corso d'opera, ma ancora non completata del tutto. Sì, davvero. Non sento più che stanno sparando. Capace che i pochi rimasti se la siano data a gambe. Io ci sono. Qua non sparano più. Ok. Aia. Dietro la macchina. Dietro la macchina c'è qualcuno. Eccoli. Ecco perché erano in silenzio. No, ho finito i proiettili. Ho zero sangue. Arrivano gli zombie. E ce n'è rimasto uno in piedi. Una lo stessa. Ma questi ora sti zombie del cavolo mi si mangiano. Ah, svenire ora è proprio. Preso. No. Morto, mangiato dagli zombie. No, merda. Saluto GDC, grazie per essere passato. Stasera è un mondo difficile. È un mondo gli molto zombie, difficile. pagati. Sto sparando anche giù dalla città, comunque. Sì. Capito, ci avevano aspettato alla macchina. Pensa, alla macchina ci avevano aspettato. Ma ti sto facendo la rianimazione. Sì. Che poi non è che avevo finito ma il proiettile. Ma quanti cazzo sono, Cristo ho finito il colpo del caricatore. Se no prendevo anche il secondo.
c'erano gli zombie dietro. Vabbè, pazienza, si parte. Sei tu che sparavi? Oh cazzo. Guardate se è andata giù i due che sono sì, morti. Okay. A me che mi stanno linciando anche a me, no? Ma io avevo già poco sangue, quindi faccio ben poco. Ok, si ricomincia. Allora. Che pulito, della... è il momento ideale che perché tu venga e ti prendi. Sì. Elicottero della milizia mi catapulta nell'azione e vediamo di evacuare. Qua. E poi è perché mi hanno dato. Mi sono svenuto, se no era capace, riuscivo pure a scappare. E vabbè. Pazienza. Zombie dietro. Macchina ora ed evacuiamo. Seguite i binari finché tutte le linee non si incontrano. Ci sono domande agli astrologi per guidarvi nel vostro cammino. Rifugio per tutti. Comunità per tutti. Quelli che arrivano sopravvivono. Terminus. Basta, andiamo via. Hanno sparato anche la macchina, fanculo. Ovviamente. Hai capito, erano tutti silenziosi, si sono ficcati nel bosco appena hanno visto la macchina dove era. Vista. Mille occhi qua, c'è ancora un Land Rover che gira. Sempre dritto così. Siamo la vacca. Ho le plot che te le metto in auto. Vabbè. Ok. Dai. Facciamo la vacca. Torno un po' di perimetro. Tra l'altro questo è il modo per non farle soffrire, passargli sopra con una Watts. Elicottero? No, tutti sti proiettili. Ok, fallo tu. Toglietevi. Bene, vedi. Da te è tutto bene, da noi invece... Malino. Gli abbiamo dato una bella ripulita. Pari, andiamo via, dai. Su. Veloci perché. Elicottero. Vedete, ragazzi. Vai. Andiamo a ricordarmi così. Destra, verso il boschetto lì, dritto così. La tipica macchina della milizia, neanche un vetro manco per sbaglio. Ah, il posteriore forse c'è. Tra l'altro, scusa, l'altra dietro, l'altra dove è finita? L'altra uguale a questa. Dobbiamo chiedere a Petro Roma. Ma no, è a destra, l'ambio adesso. Giù a destra. Destra, tira giù destra. Adesso. A destra, a destra. Starà su, nei cespugli. Ancora laggiù, ancora a destra, ancora a destra. Sì. Elicottero. Ancora laggiù.
Destra. Destra. Tanto che li vedete voi. Sì, è là. Abbiamo a sinistra là l'elicottero. Io anche questo mi sa, eh. E tiro zombie, attenti allo zombie dietro. Andiamo, andiamo. All farm. All farm, ma anche base milizia, perché lo farm oggi avete preso più fuoco. Tanto quello che dovevamo far qua l'abbiamo fatto. Ci può andare anche via da questa zona. Se vogliamo fare approvvigionamento di qualcosa mentre si torna, a parte un medical camp dei banditi ad Alexandria, non vedo niente di vicino. Quindi nel caso. Speriamo che non ci succeda altro. Occhio alle patrol. Che mi sento che ne becchiamo una. La zona non mi è mai piaciuta. Ah, non dirlo a me. Mi piaceva una volta, adesso non più. Una volta quando era tranquilla, perché da quello che ho visto qua di tranquillo c'è ben poco. Si mette piuttosto male. Ora faremo rapporto, ma